doppiamente speciale, perché diamo il settimo premio Omar, un premio per la comunicazione che ormai diamo da 7 anni, ma è speciale anche perché abbiamo deciso di far coincidere questa data con il festeggiamento dei 10 anni di Osservatorio Malattie Rare, il nostro quotidiano che da 10 anni appunto cerca di dare informazioni e aiuto ai pazienti e ai ricercatori che si occupano di questo tema. Perché farli coincidere? Beh, perché la comunicazione è quello che ci caratterizza. E poi era un bel momento per stare insieme, anche se a distanza, perché avremo una sala molto vuota, ma un collegamento in streaming con tutte le persone che per questi 10 anni ci hanno accompagnato. E sono anche le persone che noi, durante tutti questi mesi di pandemia, abbiamo costantemente sentito. In realtà il premio Omar doveva svolgersi a febbraio per la giornata mondiale delle malattie rare, abbiamo dovuto cancellare la data. Ma non per questo ci siamo fermati, anzi ci siamo trovati a lavorare molto di più, perché c'era un grande bisogno di informazione, ad esempio sul rischio che correvano i pazienti con malattie rare durante il coronavirus, e poi su tutta la questione dei diritti. Abbiamo dovuto aprire uno sportello medico apposta, uno sportello legale apposta. I malati rari hanno avuto molti problemi e continuano ad averne a causa del coronavirus, ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad un momento per stare insieme come quello di oggi, per festeggiare soprattutto questi 10 anni che ci hanno visto nascere come una piccolissima testata online con 2 persone, e oggi siamo 20 persone che costantemente rispondono ai pazienti. Vorremmo fare molto di più, sappiamo che c'è molto di più da fare e cerchiamo anche di lavorare con le istituzioni perché si faccia di più. Siamo molto felici perché questa sera abbiamo ben 5 rappresentanti istituzionali con noi, che anche le istituzioni sono a fianco dei malati rari, perché in questo periodo molti si sono sentiti un po' trascurati. Speriamo che questa parentesi della pandemia passi e si torni a pensare anche ai piccoli numeri.